Caro Mauro, visto che ci siamo detti che dovevamo dire qualcosa o scrivere qualcosa sul G8, ho pensato di mandarti questo video, in modo che tu possa cercare di rispondere o quantomeno di arricchire come sai fare le cose che mi vengono da dire su questo tema. Sono passati 10 anni eppure sembrano pochi giorni. È come se fosse ancora tutto molto vivo, è come se gli occhi in qualche modo dei nostri ricordi fossero ancora pieni di quelle immagini di violenza, di sopraffazione, di ingiustizia. Sappiamo che delle cose sono successe, ovviamente, in questi 10 anni, ci sono stati dei processi, quindi delle ricerche della verità. Il primo processo, il primo appello, scusa, dei processi verso i capi della polizia suscitò tantissimo scandalo perché vennero assolti. Nel secondo appello ci sono state invece molte condanne. È stato condannato Canterini, che per la verità era già stato condannato nel primo appello, ma è stato condannato anche De Gennaro in un processo a parte per induzioni in falsa testimonianza. Insomma, sembra che i responsabili in qualche modo della polizia abbiano, come dire, subito una forma in qualche modo di giustizia, da parte quantomeno della giustizia ordinaria. Eppure, di certo la rabbia non si è placata, e la senti, la percepisci nella cittadinanza tutte le volte che in qualche modo l'argomento G8 viene fuori, o nelle manifestazioni, nei ricordi, nelle discussioni anche casuali su quel tema. C'è anche un aspetto. La maggior parte di questi capi, di questi poliziotti, questi capi della polizia, sono stati promossi. Occupano posizioni più prestigiose rispetto a prima. Questo è strano, è incredibile, no? Sicuramente è vero, la sentenza non è passata in giudicato perché siamo in appello, quindi bisogna aspettare la Cassazione. E secondo il nostro ordinamento, fino a che la sentenza non è passata in giudicato, c'è la presunzione di innocenza. Però forse c'è modo e modo di gestire all'interno di un'organizzazione, di un corpo, una persona che ha comunque subito una condanna. Magari promuoverla non è proprio la cosa più saggia da fare. Ora però, quindi è comprensibile, no? Comprensibile tutta la rabbia, il senso di ingiustizia che ancora c'è nell'animo delle persone. Però finché ci fermiamo qua, secondo me non capiamo molto. Noi dobbiamo cercare, soprattutto Aleph, a questo obiettivo, di capire qualcosa di più di noi, al di là di quello che succede fuori. Al di là di quello che succede fuori da noi. La domanda che per esempio mi porrei è: perché è successo quello che è successo? Chi è che ha surriscaldato eccessivamente gli animi? Ad esempio mi chiedo una cosa, me la sono sempre chiesta in questi anni. Casarini, il cosiddetto leader delle tute bianche, fece una famosissima dichiarazione di guerra ai potenti del mondo, poco prima del G8. E aggiunse anche che l'obiettivo delle tute bianche, non solo delle tute bianche, anche di molti altri centri sociali, era quello di sorpassare la zona rossa, valicarla anche per poco, anche per un metro, come appunto forma di provocazione, come forma di sfida nei confronti del potere. È chiaro che non era tanto una sfida nei confronti della polizia, però bene o male lo diventava indirettamente perché la polizia era il corpo che difendeva il potere, la zona rossa, no? E quindi in qualche modo sarebbe stato il corpo con cui il corteo si sarebbe scontrato nelle strade. Poi noi sappiamo benissimo che il corteo è stato aggredito prima dalla polizia. È stato aggredito, poi mi riferisco soprattutto all'aggressione in via Tolemaide, no? Quando la polizia ha aggredito un corteo in una zona in cui era autorizzatissimo, perché il corteo era autorizzato praticamente fino a Piazza Verdi, il
via Tolemaide, soprattutto nel punto in cui il corteo si trovava, era a 300-400 metri dalla fine, diciamo, del suo percorso autorizzato. Ma già in quel momento il corteo è stato aggredito, lacrimogeni, un'aggressione inspiegabile, ovviamente, o spiegabilissima. La polizia non ha mai chiesto scusa per questa aggressione, così come non ha mai chiesto scusa per l'aggressione, per esempio, in Corso Italia sabato, un'altra aggressione fatta davanti verso centinaia di famiglie, persone tranquille, migliaia di cattolici, un movimento che era assolutamente tranquillo e che è stato bastonato, manganellato, persone anche di una certa età, manganellate, donne, manganellate. Fanno ancora male queste cose. Però appunto mi sono sempre chiesto, quella dichiarazione di guerra era necessaria? Non si poteva fare altro? Ora la risposta che io mi sono dato è, ovviamente sì, lui non poteva fare altro dentro se stesso. Dentro la sua visione del mondo, l'unico modo di essere davvero autonomo nei confronti del potere è quello di sfidarlo, di provocarlo all'interno di uno spazio pubblico. La domanda che credo che forse noi dobbiamo porci, noi che in qualche modo cerchiamo anche una dimensione di libertà interiore, è l'unico modo quello di acquisire un'autonomia dall'arroganza e dal potere, quello di andarlo a sfidare, a provocare. Credo che questo sia un tema molto importante, no? Perché in qualche modo l'autonomia dall'arroganza, l'autonomia dal potere è una cosa che dobbiamo fare anche ora, in questo momento, tutte le volte che veniamo a sapere di sopraffazioni, di ingiustizie, di arroganze, come quella per esempio di promuovere i capi della polizia, che erano responsabili di tutte quelle violenze. Quanto la rabbia sia in realtà una forma di dipendenza dalle loro azioni, e quanto cercando di costruire anche all'interno di noi stessi un altro tipo di orizzonte, noi in realtà siamo più indipendenti, non meno dipendenti. Devono chiedere scusa chiaramente quelli della polizia, ma noi non dobbiamo avere questo tipo di necessità. Forse questo è questo il punto, non dobbiamo dipendere da loro. Forse il modo in qualche modo per cercare di riunirci, un collante che sia diverso da quello della rabbia, può essere quello del sogno, dell'ideale. Cercare di in qualche modo di immaginare il futuro, più che recriminare sul presente. Poi è chiaro che è importante che la verità venga riconosciuta. Solo che mi piacerebbe anche questo. Che perfino Casarini chiedesse scusa, che dicesse forse non era così indispensabile esporre così tanti ragazzi a quelle violenze, ma anche di questo non dobbiamo richiederlo, no? Perfino di questo. Ti saluto. Con questo video intendo risponderti, Matteo, a quello che tu mi hai detto l'altro giorno attraverso il video. Parliamo del G8, 10 anni fa. Io non ero a Genova in quel periodo e la sera prima del G8 avevo assistito a una trasmissione televisiva in cui Casarini aveva dichiarato i suoi intenti, che era quello di entrare comunque nella zona rossa. Quando ascoltai questa frase, mi rappresentai subito le reazioni che ci sarebbero state, cioè il potere costituito ha sempre utilizzato queste forme di ribellione come strumenti per giustificare se stesso. Il resto tu l'hai già chiarito benissimo, i contenuti del G8, che cosa è successo, quindi io mi limiterò adesso a riflettere sulle domande che tu hai posto alla fine, cioè che cosa possiamo fare noi come esseri umani di fronte alla prepotenza, alla violenza e all'oppressione dell'uomo sull'uomo. Allora, parto da una considerazione di base.
L'oppressione, la prevaricazione, la violenza che è istituzionalizzata delle multinazionali, del WTO e così via, generano nelle persone consapevoli rabbia e indignazione. E queste emozioni, rabbia e indignazione, producono naturalmente dei comportamenti, che sono comportamenti di ribellione, rivolta e anche violenza giustificata. Questo è il primo passaggio da considerare. L'alternativa normale a questo qual è? È che di fronte all'oppressione siamo indifferenti. Indifferenti, dice, non prendiamo posizione o semplicemente ci limitiamo a essere passivi e lamentarci. Questa è collusione. Quindi, mentre la rabbia, l'indignazione è comunque una forma che apparentemente è attiva, prendo posizione, l'indifferenza non prendo posizione. Ed ecco la frase di Gramsci. Un articolo che lui ha scritto, odio gli indifferenti, perché gli indifferenti sono proprio quelle persone che con il loro comportamento favoriscono l'oppressione a tutti i livelli. La rabbia, l'indignazione, come ho detto prima, generano come comportamenti naturali la ribellione, la rivolta e anche la violenza. Il problema sta proprio qua, nella violenza. Perché cosa succede? Che qui c'è violenza. E la risposta è violenza. Mi si può dire, sì, ma qui la violenza è grande così. E qui è grande così. Cioè la ribellione che è stata fatta al G8 dalle tute bianche è un topolino rispetto alla violenza che nel mondo viene fatta dalle multinazionali, dai governi corrotti e così via. Però è sempre violenza. La domanda che ci possiamo porre, esiste una terza via? Che non sia né il subire o il colludere e neppure comunque partecipare alla danza da violenza, bene, questa terza via esiste. Dunque, vorrei chiarire che chi si pone come leader e se utilizza l'odio, l'ostilità e la vendetta come movente di coesione, ha facilità a ottenere il risultato. Perché sono sentimenti molto facili da elicitare nelle persone. Essendo di livello evolutivo inferiore, cioè sono prodotti dai livelli sottocorticali, sono livelli quasi animali, è chiaro che è molto facile. Invece, trasformare la rabbia in forza e compassione, questo è un livello evolutivo successivo. Ma è quello che aspetta l'umanità se vogliamo uscire dall'impasse delle guerre, della distruttività, sia interna alle persone, sia esterna. Allora mi chiedevo, c'è una terza via? Di fronte all'oppressione, noi proviamo rabbia, indignazione, che consideriamo sacrosanta, ma se ci fermiamo qua, abbiamo visto le conseguenze. Finiamo in che cosa? Nella rabbia narcisistica. La rabbia in cui ci diamo ragione è una rabbia che riproduce e alimenta la danza distruttiva che dichiariamo di voler combattere. Quindi esiste una terza via, certo che esiste, ed è questa. Terza via. Ed è la via dell'anima o la via spirituale. La rabbia, l'anima della rabbia, faccio questo simboletto, il sole per l'anima della rabbia è la forza. La forza che va messa al servizio della giustizia e del bene comune. In altri termini, è una forza che va messa al servizio delle qualità dell'amore, di tutte le qualità dell'amore, la libertà, la giustizia, la compassione e così via. Quando la rabbia invece rimane rabbia narcisistica, è una forza che non viene messa al servizio del bene comune, ma solo e sempre al servizio di una parte. Come mi ha insegnato il mio psicanalista, molti anni fa, quando gli schiavi si ribellavano, non volevano creare un mondo di pace, volevano creare un mondo dove loro prendessero potere. Ecco, questo è il passaggio centrale che dobbiamo comprendere a fondo, perché non riguarda solo il mondo esterno, ma riguarda soprattutto e in primo luogo il mondo interno. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è che i nostri comportamenti esterni sono guidati dalle nostre emozioni. Per
Certo, non lavarci le mani, quello non c'è bisogno, ma un comportamento che abbia un certo rilievo ha bisogno di essere sostenuto da emozioni. Quindi per poter superare l'oppressione dell'uomo sull'uomo ci vuole un'emozione potente, ma questa emozione deve essere un'emozione corretta. La rabbia non è l'emozione corretta per vincere sull'oppressione, perché l'oppressione è un'espressione della rabbia. Adesso poi lo vedremo meglio. Adesso voglio passare a un altro tema importante. C'è una superstizione che accomuna gran parte degli esseri umani, l'idea che i fatti esterni sono loro a generare le nostre emozioni, cioè che praticamente noi siamo condizionati ai fatti esterni a provare rabbia, paura o tristezza. Bene, questo già da Freud in poi sappiamo che è assolutamente falso, ma già ce l'aveva detto Epiteto: non sono i fatti esterni che generano i nostri stati d'animo, ma la nostra interpretazione dei fatti. Voglio interpretare il tema di cui ci trattiamo, cioè come possiamo reagire all'oppressione, proprio con questa nuova indicazione. Allora, già detto prima che l'oppressione genera rabbia, ovviamente paura, ma la rabbia è una risposta tipo 1, una reazione meccanica di livello evolutivo basso. Che cosa produce il livello evolutivo più alto, quello vicino all'anima? La rabbia si trasforma in forza e compassione. Questa è la risposta dell'anima. Occorre rifarsi a dei grandi maestri per comprendere questo. Mi richiamo ad esempio a Thich Nhat Hanh, monaco vietnamita, che fu coinvolto appunto nella guerra del Vietnam e, mentre cercava di trovare una via di pace, fu considerato praticamente nemico sia dagli americani che dai Vietcong. Bene, Thich Nhat Hanh afferma: la pace è ogni passo. Se vuoi la pace, pratica la pace, a cominciare da cosa? Dal tuo interno. Ma questa frase, la pace ogni passo, è del tutto estranea al nostro mondo culturale. Il nostro mondo culturale viene dai romani, per esempio Cicerone, dove si diceva: si vis pacem, se vuoi la pace, prepara la guerra, para bellum. E recentemente nella nostra storia Lenin dichiarava: la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, che è una parafrasi di Clausewitz: la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. Quindi entrambi condividono l'idea che la guerra è il nucleo, che possa poi essere sviluppata con la politica o direttamente con le armi, ma sempre violenza è la risposta alla violenza. Bene, migliaia di anni di storia dovrebbero aver insegnato che la violenza non riesce a estinguere la violenza, ne produce sempre delle altre. Già il Buddha, 2500 anni fa, aveva detto: ogni battaglia vinta è la preparazione a una battaglia persa, nel senso che comunque chi è vinto non è che si ferma lì, si preparerà a rispondere. Maestri di non violenza, ne cito almeno altri due: Nelson Mandela e Gandhi, che tutti conoscono. Ripeto ancora, la rabbia come sentimento è assolutamente ovvio di fronte all'oppressione. Se viene processato, interpretato attraverso l'ego, la rabbia diventa rabbia narcisistica, al servizio della ribellione, della violenza e della vendetta, cioè genera una situazione di simmetria e di amplificazione della violenza. Solo se viene processata, vista attraverso l'anima, cioè dal nostro centro più evoluto, quello verso cui l'umanità sta andando, è una forza spirituale. Allora la rabbia, l'anima della rabbia, che cos'è? È la forza al servizio, come ho già detto, della giustizia, del bene comune e di tutte le qualità dell'essere, tra le prime la compassione, cioè la capacità di mettersi nei panni di colui che pratica la violenza senza usarla a nostra volta contro questa persona. Mi direte: ma come si fa? Ebbene, adesso ne parleremo dopo. Prima cosa, prima di sapere come si fa, bisogna comprendere meglio cosa succede al nostro interno. Allora, quando rispondiamo a livello dell'ego con la rabbia narcisistica, ci stiamo ponendo allo stesso livello evolutivo degli oppressori. Questo è il simbolo che utilizziamo per il potere: qui c'è l'oppressore, po' uno, e qui gli oppressi, molti. Ma se guardiamo in profondità, la cosa non è così semplice. Dentro l'oppressore c'è lo stesso schema: c'è un oppressore e dentro l'oppressore ci sono degli oppressi.
E lo stesso vale per le vittime. Dentro ogni vittima, accanto alla vittima, c'è un oppressore. Questo lo si è scoperto durante la storia, con la rivoluzione sovietica, si è visto che le persone non è sufficiente creare un luogo politico in cui si dichiara di voler praticare la pace e andare verso un mondo di pace, perché le persone la violenza ce l'hanno dentro. I contadini avevano violenza nelle loro famiglie e se le prendevano con le loro mogli. E qui è importante la lezione di Tiziano Terzani, un giornalista che ha girato il mondo, ha assistito a molte delle rivoluzioni moderne, e in particolare quella cinese, quella vietnamita, quella cambogia, e alla fine, dopo essere ritornato sul posto dove queste rivoluzioni erano state, ha visto che le cose erano cambiate solo a livello nominale. Al posto di alcuni oppressori ce n'erano degli altri nuovi. Al posto di quelli di prima, c'erano il governo sostenuto dagli americani, dopo c'era il Vietcong. Il Vietcong erano oppressivi. E lo stesso vale per il governo cinese, lo stesso vale per l'Unione Sovietica e così via. Allora, comprendere che la violenza abita dentro di noi, nessuno escluso, è la base per poter andare verso un mondo di pace. Allora, parto da una distinzione tra mondo interno e mondo esterno, che purtroppo non è rimasta solo una distinzione, è stata una propria vera separazione. Cioè c'è chi si occupa del mondo interno, si occupa della psiche, di come funziona la psiche, e c'è chi si occupa del mondo esterno, della politica, dell'economia, della finanza. Ora, questi due mondi non sono separati. La realtà è che sono distinti. Certo, se confondo il mondo interno con il mondo esterno sono psicotico. Sono distinti ma non separati, nel senso che il mondo interno e il mondo esterno si tengono assieme, si influenzano in continuazione, reciprocamente. E allora che cosa devo dire? Che se nel mondo esterno io vedo che c'è molta violenza e molta prevaricazione, io mi devo chiedere dove sta questa violenza e prevaricazione nel mio mondo esterno, interno, perché sicuramente ci abita. In quanto io sono stato, sono vissuto qui e questa cultura io l'ho interiorizzata. Ecco. Quindi che ci viene in aiuto la frase di Gandhi: sii il cambiamento che desideri dagli altri, cioè fai tu il cambiamento. Se vuoi un mondo di pace, diventa pace tu stesso. Ricordo una storiella di Gandhi che ricevette una volta una madre che chiese aiuto, gli chiese aiuto perché suo figlio mangiava molto zucchero e voleva che lui, come uomo autorevole, dicesse a suo figlio di smettere. Gandhi guardò il bambino, guardò la madre e poi con aria gentile gli disse: per favore, tornate fra un mese. La madre non capì, ma obbedì alla richiesta di Gandhi. Un mese dopo Gandhi disse al bimbo: e non smetti di mangiare zucchero, fa male lo zucchero. E glielo disse in modo congruo e autorevole. La madre poi si interrogò e si chiese: ma come mai non me l'ha detto un mese prima? E un'altra volta si rivolse a Gandhi e disse: ma perché non l'ha detto la prima volta? E Gandhi rispose: vede, signora, io stesso mangiavo zucchero e se io mangio zucchero, come posso dire a un bambino di non mangiarlo? Questa è l'essenza del pensiero che intendo comunicare oggi. Se io voglio creare un mondo di pace, che senso ha se io non sono pace? Non posso farlo. Perché se non sono pace, io nei miei messaggi subliminari, inconsci, non verbali, io veicolo guerra, non pace. E qui è molto importante distinguere, quello che la psicologia insegna a fare da Freud e Jung in poi, tra l'io e l'ombra. L'io conosce soltanto una minima parte di noi stessi, conosce la punta dell'iceberg, il resto è nell'ombra. E allora se io nel mio io desidero tanto la pace, desidero tanto che nel mondo si giunga la pace e provo rabbia per questo, devo essere assolutamente certo che nel mio mondo interno c'è tanta, tanta guerra. È da lì che viene la mia rabbia, non dal mondo esterno. Se io guardo il mondo esterno e lo osservo da una posizione di pace, io provo pace mentre osservo il mondo interno in guerra. E divento pace, cioè immetto nel mondo esterno quelle forme di vibrazione, quelle forme di comunicazione che favoriscono la pace. E
quindi non sono doppio, non creo doppi legami, perché se io dico creo un comportamento che vuole essere pacifico, ma in realtà non lo è, ecco lì che io dico una cosa e me ne faccio un'altra. Richiamo un episodio che mi ha molto colpito. Una volta il Dalai Lama fu invitato al congresso degli Stati Uniti e aspettò gentilmente che finissero la loro riunione nella hall. A un certo punto i senatori uscirono uno per uno ed erano tutti visibilmente indignati, arrabbiati, erano stato perché avevano combattuto tra di loro per una faccenda, come solito cade nei parlamenti. A un certo punto uno dei senatori si avvicinò al Dalai Lama, era in preda a una visibile emozione di rabbia, ma sedendosi poi accanto al Dalai Lama, dopo un po', questo senatore cambiò completamente espressione. Il Dalai Lama, col suo radicamento in uno stato di pace, irradiava talmente lo stato di pace intorno a sé che il senatore fu contagiato da questo. Dopo un po' altri senatori si avvicinarono e chi poté osservare da fuori si accorse che tutte queste persone stavano risuonando con il Dalai Lama. Oggi sappiamo che queste non sono invenzioni, diciamo così, allucinazioni della mente, sono realtà. Oggi sappiamo come misurare scientificamente uno stato di pace interiore. Gli studi delle neuroscienze ci indicano che nel momento in cui sviluppiamo coerenza cardiaca, cioè il nostro cuore batte in modo regolare, il centro del cuore diventa l'oscillatore principale di tutto il nostro corpo e guardate caso cosa fa, riesce a creare coerenza all'interno degli emisferi cerebrali e in tutti gli altri distretti del corpo. Lo stato di coerenza è uno stato di massimo risparmio di energia ed è uno stato di massima evoluzione ed è uno stato che corrisponde a livello spirituale dentro l'uomo. Quindi oggi noi sappiamo dalle neuroscienze che quando riusciamo ad ottenere la coerenza cardiaca, noi ci focalizziamo su un livello di percezione della realtà che è completamente diverso da quello nel quale noi percepiamo la realtà quando non siamo in coerenza cardiaca. Le neuroscienze quindi ci stanno confermando con i loro studi la verità delle affermazioni delle antiche tradizioni sapienziali, in cui si dà così tanta importanza all'apertura del centro del cuore. Allora io credo che verso un mondo di pace la risposta corretta nei confronti della violenza è l'apertura piena del centro del cuore, così come fa il Dalai Lama. Se più persone riusciranno ad aprire il cuore, a mantenere il cuore aperto e si creerà una massa critica di persone che stanno in quello stato, ci saranno molte altre persone che verranno attratte e questo stato potrà diffondersi nel mondo. Finché sono molto poche avranno difficoltà, come ovvio. Quando io parlo del mondo esterno, io mi riferisco al mondo interno e viceversa. Io sono un psicoterapeuta e quando vedo le persone come si comportano in famiglia, io spesso intravedo, vedo le famiglie come luoghi di guerra, almeno quelle che vengono da me. Sono luoghi di lotta continua. Allora lì non è che ci sono degli interessi economici in particolare, c'è semplicemente un'incapacità come esseri umani di creare coerenza cardiaca, di creare quegli stati di pace, di serenità e di quiete profonda che sono quelli nei quali automaticamente diventiamo persone non solo pacifiche noi, ma che esportano pace continuamente al loro esterno. Vivere accanto a persone così è una benedizione, è quello che ci porta alla guarigione come esseri umani. Questo è il messaggio che intendevo dare come risposta al video di Matteo. Spero che in futuro potremo avere molte altre conversazioni con Matteo e con altri di voi che intendono approfondire questo tema. Grazie a tutti.